Bentrovati. Ieri è stata la giornata dell'investitura ufficiale, questa volta sì, ufficiale, di Alessandra Todde, che si è presentata al Campo Largo, al tavolo della coalizione di centrosinistra per essere investita, per essere ufficialmente incaricata di correre per la coalizione a guida Partito Democratico, Movimento 5 Stelle o viceversa, vista la natura e la provenienza della candidata come nuova presidente della regione. Sarebbe la prima presidente donna in 75 anni di autonomia. Non è un percorso facile perché in quel tavolo mancano due esponenti o due raggruppamenti che certamente hanno una grande rappresentanza in numero di voti, cioè il gruppo dei progressisti, che conta i consiglieri regionali uscenti Francesco Agus, Massimo Zedda, Gianfranco Satta, che può contare sull'ex senatore Luciano Uras, che può contare sulla vicinanza di un intellettuale come Paolo Manichetta, che ha avuto sempre un ruolo importante negli ultimi 20 anni di governo del Consiglio regionale, sia in ruoli di maggioranza, sia in ruoli di critica o opposizione. E dunque poi Renato Soru, che proprio ai microfoni della trasmissione Zoom di Telesardegna ha ufficializzato la sua decisione di correre per il momento alla presidenza della regione in alternativa ad Alessandra Todde. Ha lasciato una piccola finestra aperta: se si tornasse indietro e si scegliesse un metodo più democratico per ridesignare magari la stessa Todde con un passaggio presso gli elettori, lui potrebbe anche rientrare, ma è una opzione molto residuale. Che accadrà? Certamente i giochi non sono finiti. Zedda, Agus, progressisti, Manichetta, Soru verranno corteggiati da una parte e dall'altra, anche se il corteggiamento non andrà a buon fine, devono mettersi l'elmetto e aspettarsi il famoso richiamo al voto utile, dunque alla marginalizzazione durante la campagna elettorale da parte del centro-sinistra e delle persone che con loro faranno la stessa campagna. Noi saremo qui a raccontarvela.